Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci addentriamo in un tema profondo e caro a molti di noi. Cosa desidera la Madonna di Medjugorje da noi? Da decenni questo luogo benedetto accoglie pellegrini da ogni angolo del mondo, desiderosi di sentire la presenza della Vergine. Ma cosa ci chiede lei nel silenzio del nostro cuore? Qual è il messaggio che vuole donarci? In questo video ci immergeremo nelle sue parole, cercando di comprendere il suo desiderio profondo per ciascuno di noi. La Madonna, nella sua infinita saggezza, ci ricorda che la pace è il fondamento di ogni cosa, non una pace superficiale, effimera, ma una pace profonda e duratura che sboccia dal nostro rapporto con Dio. Immaginate di iniziare ogni giorno con il cuore leggero, liberi dal peso di rancori, rabbia, risentimento. Questo è il dono che riceviamo quando la pace con Dio dimora in noi. Accogliere il suo amore incondizionato, il suo perdono sempre pronto, ci libera dalle catene del passato e ci permette di vivere pienamente il presente. Come possiamo coltivare questa pace? Perdonando noi stessi per gli sbagli commessi, perdonando chi ci ha ferito, lasciando andare il dolore che ci portiamo dentro e poi amando Dio con tutto il nostro essere, amando il prossimo come noi stessi. Questo amore puro e gratuito è la chiave per spalancare le porte della pace interiore. Ma la pace non è solo un dono, è anche un impegno costante a promuovere la pace e la riconciliazione nelle nostre vite e nel mondo che ci circonda. Ogni volta che scegliamo la gentilezza al posto della rabbia, il dialogo al posto dello scontro, stiamo costruendo la pace. E ricordate, anche nei momenti più bui, la mitezza e l'umiltà sono le armi più potenti che abbiamo. A Medjugorje, la Madonna ci parla di un amore che trascende le parole. Un amore che si fa azione, concreto e tangibile. Un amore che non pone limiti, che non pretende nulla in cambio. Quante volte ci limitiamo a dire ti voglio bene senza dimostrare veramente il nostro affetto? La Madonna ci invita ad andare oltre, a tradurre l'amore in gesti di compassione, di solidarietà, di servizio verso gli altri. E poi c'è il perdono. Perdonare non è semplice, lo sappiamo bene. Talvolta il dolore è così profondo, la ferita così recente, che sembra impossibile lasciare andare il rancore. Ma è proprio in questi momenti che dobbiamo aggrapparci alle parole della Vergine, che ci indica il perdono come la chiave per liberare noi stessi. Perdonare non significa dimenticare o giustificare il male subito, ma liberare il nostro cuore dal peso dell'odio e del risentimento. Quando perdoniamo, scegliamo di non essere più schiavi del passato, ma di guardare avanti con speranza e fiducia. E ricordiamoci, il perdono non è un segno di debolezza, ma di grande forza d'animo. È la scelta di chi ha deciso di spezzare le catene del dolore e di camminare verso la luce. Viviamo in un mondo frammentato, dove le differenze sono spesso causa di divisione e conflitto. A Medjugorje, la Madonna ci invita a guardare oltre le apparenze, a riconoscere il valore di ogni individuo, a costruire ponti invece di innalzare muri. Pensiamo alla bellezza di un mosaico, tanti tasselli diversi che insieme creano un'immagine armoniosa. Così è la nostra società. Ognuno di noi, con la propria unicità, contribuisce a creare un insieme più grande, più significativo. Cosa possiamo fare concretamente per promuovere la concordia e l'unità? Iniziamo dalle piccole cose. Ascoltiamo con attenzione chi ha idee diverse dalle nostre. Sforziamoci di comprendere il suo punto di vista. Proviamo a metterci nei suoi panni. Evitiamo di giudicare, di etichettare, di alimentare divisioni. Ricordiamoci che le parole hanno un potere immenso. Usiamole per costruire, per unire, per diffondere messaggi di pace e di speranza. Anche quando ci troviamo di fronte a opinioni diverse, cerchiamo sempre un terreno comune, punti di incontro che ci permettano di dialogare in modo costruttivo.
fare la volontà di Dio. A volte queste parole possono sembrarci pesanti, limitanti, come se ci impedissero di vivere la nostra vita liberamente. Ma la verità è che la volontà di Dio non è una prigione, ma un sentiero luminoso che ci conduce alla vera felicità. Dio ci ha creati per amore e ci chiama a vivere in pienezza. Fare la sua volontà significa dire sì a questo progetto d'amore, significa mettere i nostri talenti al servizio del bene, significa costruire un mondo più giusto e fraterno. Certo, non è sempre facile intuire la volontà di Dio nella nostra quotidianità, ma la Madonna ci assicura che non siamo soli in questo cammino. Attraverso la preghiera, la meditazione, l'ascolto della sua parola, possiamo imparare a riconoscere la sua voce che ci guida. E allora chiediamoci cosa posso fare io oggi per realizzare il disegno di Dio nella mia vita. Quali scelte posso compiere per essere strumento di pace, di amore, di speranza nel mondo? Ricordiamoci che anche i piccoli gesti, se compiuti con amore, possono fare la differenza. Non è facile vivere secondo questi principi, ma la Madonna ci rassicura: è possibile. Con la sua guida e il suo amore materno possiamo avvicinarci sempre di più a Dio e vivere in pace con Lui. Ricordiamoci che il vero desiderio della Madonna è vedere i suoi figli vivere in armonia, amore e pace. Grazie per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto, lasciate un like e iscriviti al canale per altri contenuti su Medjugorje e la spiritualità. Che la pace di Dio sia sempre con voi.